subito in quota per partecipare a una gara di approccio o ad altre attività dell'associazione, per cui ci teniamo a diffondere questo tipo di messaggio e ormai sono 4 anni che lo portiamo avanti e sottolineo che diffusione sport credo si sia messa in evidenza anche dalle parole che hanno speso Marina e Elio, si sia messa in evidenza per le proprie capacità organizzative che noi teniamo a ribadire, vogliamo che vengano messe in risalto, visto che molto spesso si mostrano gli aspetti negativi di alcune organizzazioni. Noi abbiamo la presunzione di dire che siamo capaci e che siamo qui per ascoltare qualsiasi discorso organizzativo su Imola, anche sul circondario, perché non ci sentiamo inferiori a nessuno. In questo momento siamo dimensionati in base a quelle che sono le nostre risorse economiche, perché evidentemente sono legate anche all'importanza e alla qualità di quelle che è l'offerta sportiva che noi forniamo, però assolutamente non ci tiriamo dietro a nessuna sfida e non è detto che in futuro non ne porteremo qualcuna di più importante. Se ci sono domande. Qui 38 erano i partecipanti che giocavano. Sì, 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 sì. Globalmente ci sono delle foto sul sito che io spesso mando in giro quando voglio presentare la mia iniziativa, con la rocca completamente piena di persone. L'anno scorso fu veramente, sperando che quel tempo, io credo che ci sia la stessa partecipazione. Se considera che due dati importanti, perché questo mi permette anche di aggiungere un'altra cosa. Il primo dato è che la Rocca era molto frequentata in quel periodo, io credo che posso stimare in diverse centinaia di presenze di pubblico, perché se consideriamo solo i partecipanti, i familiari, gli amici sono già un centinaio, e tutti gli altri che c'è intorno, ma vediamo sempre come circa 500 persone che hanno girato intorno alla Rocca in quell'occasione, anche perché poi c'è anche un flusso ciclico di persone che viene dalla Rocca. Il secondo dato importante è che noi abbiamo, e come avete visto sul sito, la web TV. La web TV per noi è una cosa che ci permette di differenziarci dagli altri, ci permette di fare le partite in diretta, ci permette di realizzare le conferenze stampa in diretta, le manifestazioni in diretta. Vi do solo questo dato: l'anno scorso, in occasione della manifestazione, abbiamo fatto la diretta dell'iniziativa e la testimonial ha un po' avvisato in giro per l'Italia attraverso i suoi blog, i suoi forum, le sue chat che c'era la diretta ed era presente. Abbiamo avuto circa 1000 contatti, perché poi lo vediamo attraverso la televisione, c'è sotto il numero dei contatti. Abbiamo avuto circa 1000 contatti da tutto il mondo, non solo in Italia, da tutto il mondo per quanto riguarda la web TV, e quindi persone che hanno visto l'iniziativa, persone che hanno seguito, chiaramente erano lì che guardavano Serena, era la testimonianza dello scorso, e che in diretta rispondeva ai suoi fan che attraverso una chat gli facevano le domande. Quindi abbiamo questa interattività che ci permette sicuramente di essere uno scalino più in alto rispetto alla stessa chat. E l'altra cosa che volevo dire è che nemmeno Elio sa, perché di ieri sera, e questo qualifica ancora di più la nostra iniziativa e ci permette di poter dire che non tante società sportive e manifestazioni agricole possono dire di avere questo. Su Sky Sport c'è una trasmissione che si chiama Momenti di Golf, che è mandata in onda 4 volte alla settimana ed è seguitissima da tutto il mondo sportivo, ma comunque è golfistico. E comunque su Sky Sport noi abbiamo un servizio di 3 minuti su questa trasmissione, che è su Sky Sport, non è uno dei canali del Sky, proprio su Sky Sport. E quindi questo grazie alla disponibilità di Mario Camicia, che è il telecronista di Sky nel golf, e proprio ieri mi ha dato la disponibilità ad trasmettere questo servizio, e quindi per noi è un ulteriore passo avanti che facciamo. Mario Camicia è molto legato anche con la Federazione Italiana Cordigiani. Sì, sì. Noi è sensibile a questi discorsi, ma comunque noi abbiamo presentato una manifestazione in giro di qualche anno, vuole crescere e diventare una manifestazione a livello nazionale, se non addirittura internazionale. Al comune
io lo dico, non ci ha mai fatto mancare nulla, qualsiasi cosa abbiamo chiesto l'amministrazione comunale si è messa sempre a disposizione. È chiaro che volendo fare un passo in più noi andremo a chiedere sempre di più l'amministrazione, cercando di essere supportati. Io quello che ho chiesto ho sempre ottenuto, adesso cercheremo di spingere, di insomma, vuoi arrivare a non ottenere qualcosa? No, vogliamo arrivare ad ottenere perché credo che siamo riusciti sempre, fortunatamente per me, ma credo che sia questo una strada dell'amministrazione, anche fortuna dell'amministrazione, siamo sempre riusciti a dimensionare sia le nostre richieste che le disponibilità dell'amministrazione, per cui è chiaro che noi tenteremo sempre di forzare un po' la mano su questa cosa, augurandoci che l'amministrazione risponda allo stesso modo che ha risposto fino ad oggi. Ma noi come città di Imola dobbiamo ricambiare la cortesia dell'aria geomarina di San Bologna nello scorso anno, prima o poi dobbiamo arrivarci. Sì, sì, non so se Giudanino lo sa, ma l'anno scorso ci siamo stati invitati dall'azienda per il turismo di Venaria in Gira Marina, che organizza tutti gli anni una manifestazione che si chiama Sunny Grove, dove vengono realizzate nove buche in riva adesso alla Lattice, e la squadra di Venaria in Gira Marina, che è composta prevalentemente da bagnini golfisti, sfida un gruppo a scelta. L'anno scorso era scelto noi, l'anno precedente c'era la squadra di golf del supporto del Milan, cioè c'era Massaro, c'era Rossena, c'era la gente lì. Precedentemente avevano sfidato la squadra dei golfisti, dei piloti della base NATO di Pisignano. È una manifestazione che ha una certa rilevanza a carattere anche internazionale. E l'ospitalità è stata bellissima, tra altre cose avevano due matrine d'eccezione che sono state con me tutti i giorni, una era l'ex adesso che dico mi piace questo giorno non interessa una era l'ex Miss Italia dell'Alimentos, l'altra era Carolina del Grande Fratello, per cui io a casa mia ho tappezzato di foto per lo gioia di tua moglie, e allora voglio dire c'erano varie proposte per la squadra per vedere se pian piano riuscivamo anche noi a contrattare con la chiaro che per fare una cosa di questo qui, come diceva la squadra, abbiamo bisogno di un'altra di corretta. Oggi stanno approfittando di me perché non sono l'assessore. No, ma giochiamo. Intanto con l'assessore poi dopo andiamo a rifarci. Penso che lo aspettiamo il 16 della relazione. Domande? Il limite della giovane tutti? 16 anni. 16 anni sono ancora giovani? 16 anni sono ancora giovani. Per noi anche 36 sono ancora sì, giovani. Sì, per me anche 60 sono giovani. Elio, quanti soci hai detto che siete? 198, grazie. Ieri sera. Bene, i prossimi due farai una torta. Beh, 200 ma 200 e parlo festeggiare 200 siccome ci auguriamo di festeggiare la Roma, è un obiettivo che ci eravamo posti, appena arrivo a 200 guarda che la federazione mi manda un numero di tessere 200 di fuori, facciamo un festone, e anche quest'anno sarà in diretta la... sì assolutamente, noi qualsiasi iniziativa la facciamo sempre in diretta, se hai modo di vedere sul sito abbiamo la diretta, stiamo cercando di qualificarla sempre più possibile, cerchiamo di migliorarla tecnicamente per quello che è possibile, però prevalentemente la qualità che noi diamo ancora attualmente ci permette di dire che siamo ci differenziamo dagli altri, non credo che ci siano tante società a Imola che possano permettersi di dire facciamo la diretta anche via web, però noi fortunatamente siamo in grado di con i nostri piccoli mezzi di riuscire a farlo.